Siamo con Fusco, giocatore dell'Accademia Sport, sicuramente uno dei più brillanti in questo confronto. Un primo tempo sicuramente complicato da parte della tua squadra, siete andati sotto 5-0, poi una rimonta orgogliosa nella ripresa. Sicuramente il fatto che siete arrivati qui falcidiati ha condizionato un po' questa partita. Qual è la tua visione? Il fatto che eravamo numericamente pochi ci ha tagliato subito le gambe. Comunque sia, in ogni caso un ottimo secondo tempo, da lì bisogna ripartire per cercare di ottenere dei successi nel corso delle prossime partite. Qual è il vostro obiettivo in questo campionato? Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile, con tutte le squadre, con voglia, determinazione. Siamo con mister Cantarelli della Buona Onda, una prestazione da due volti da parte della tua squadra, un primo tempo convincente, sicuramente con concentrazione, con abnegazione da parte dei due ragazzi, un secondo tempo vi siete completamente spenti. Cosa è successo? Non è la prima volta che succede, la voce rappresenta anche la mia rabbia. È l'ennesima partita dopo il derby, dopo la partita anche a Borgo Flora, la prima giornata, la prima di campionato contro il Pomezia, sempre così. Partiamo il primo tempo a cannone. Nel secondo tempo pensiamo che la partita è nostra e i ragazzi iniziano a fare delle leziosità che vanno curate. Comunque sia, al momento la stagione resta sicuramente brillante, era necessario chiudere bene quest'anno in casa con una vittoria, ma alla fine comunque i risultati si stanno vedendo, 2 punti soltanto dalla vetta. Quali sono le aspettative, insomma, per il 2018? Le aspettative come l'inizio, divertirci ogni partita. E ho sbagliato io ad alzare l'asticella dei ragazzi inizio anno, che ero sicuro dei playoff, ma da come giochiamo non sono più sicuro di questi playoff. Quindi spero che il Natale porti un gioco migliore e un'attenzione migliore da parte dei miei ragazzi, che sicuramente la colpa è mia durante gli allenamenti, però c'è stato un calo drastico dalla terza giornata di campionato ad oggi.